Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di fumetto e arte in fiera, una piccola mostra che alla quarta edizione si è svolta alla Città dell'Alta Economia a Roma. Mancavano fiere, mostre, anche se due stanze, anche se piccola ma ricca, c'era la voglia di andare, di frugare nei banchi, insomma di fare quello che a noi piace fare nelle fiere del fumetto o comunque nelle fiere dove si vendono fumetti, eccetera eccetera. Quindi vi farò fare un giro per la fiera. Vi farò vedere i disegnatori che ho incontrato e in più conosceremo due giovanissimi, giovani artisti che stanno pubblicando le loro prime opere, quindi ce le faremo spiegare da loro. Io li ho, anche per aiutarli e incoraggiarli, ho preso il primo numero delle rispettive opere e insomma saluteremo un amico che ha già fatto tre chiacchiere con noi sul canale, quindi un po' di sorprese, e poi torniamo qui e vi faccio vedere tutto quello che ho recuperato a questa piccola mostra. Dopo tanto tempo, finalmente una fiera mercato del fumetto, magari non sarà enorme, non lo so, adesso andiamo a vedere, ma siamo qua, guardate. E niente, stiamo andando a vedere fumetto e arte e andiamo a vedere che cosa c'è in questa fiera e insomma dopo tanto tempo fa piacere, con le precauzioni giuste, con le mascherine, ma fa piacere. Ciao, dici Ciao. Chi sei? Sono Anxel. Ok. Autrice di Linea diretta al cuore. Eccolo qua. Un manga josei ambientato a Roma tra Torbella Monaca e Parioli. Ok, quindi estremamente proprio romano. Sì, okay. Anche perché è fatto apposta, perché vuole arrivare a determinati punti. Ok, ma intanto spieghiamo che cos'è josei, perché non è detto che tutti leggano i manga e tutti... Mi sembra giusto. Allora, un manga josei è un manga non propriamente shoujo, perché tratta tematiche, anche se i protagonisti magari possono essere adolescenti, le tematiche sviluppate sono leggermente più da adulti. Okay. Quindi diciamo, lo possono leggere sia ragazzi che sono appunto adolescenti, quindi amanti della storia d'amore semplice, come quelli che per esempio preferiscono tematiche come l'amore sì, ma più psicologici, più adulti, un pochino più impegnati. Vogliamo. Sì, okay. Impegnati. Come ti è venuta l'idea? L'idea, c'è la storia, Dio santo, l'idea è di tipo 10 anni fa. Ok. Ed è nata perché realmente io ero partita, premesso che io ho smesso di disegnare per 8 anni. Ok. Quindi non ho toccato carta appena per parecchio tempo. Ho fatto un corso con una scuola che si chiama Accademia Europea di Manga. Ok. Ho fatto questo corso a Roma, col quale mi sono trovata veramente bene. E niente, volevo partire con un fumetto che è quello che dovrà uscire dopo di questo, che è Alter Ego. Ok. Ma dato che è ancora più intrigato di questo, okay, mi sono spronato e ho detto ok, vabbè, facciamo una storia facile. Detto fatto, la storia non è per niente facile e doveva essere uno shoujo, però poi appunto per le tematiche che tocco è diventato un josei. Ok. E è nato così, da una cosa semplice poi si è evoluta. Ok, se qualcuno non fosse venuto oggi qui a questa fiera e volesse comprarlo? Ok, allora lo potete trovare su Amazon. Ok. Attraverso me. Ok. Ovviamente tramite spedizioni. Oppure alla Parma Comics, che è una fumetteria che sta all'Eur. Ok. Quindi diciamo che chi non è di Roma, magari è più facile cercarlo su Amazon, o magari ti scrive e ti cerca su Instagram. Io magari metto il tuo link Instagram sotto al video, e in modo che chi ti cerca sa dove trovarti, insomma. Sì. Ok. Grazie. E quindi questo è il primo volume, è uscito adesso? O da è un po'? Uscito sotto lockdown il 3 maggio. Ok, perfetto. Dove c'era più tempo? Sì, perché è stato un lavoro di un anno, quindi certo. Ho approfittato del lockdown e me lo sono presa proprio tutto. Beh certo, almeno uno sfrutta il periodo di pausa, sì, insomma. Infatti. Ok, allora grazie e... Grazie a voi per l'intervista, siete stati gentilissimi. Ma ci mancherebbe. 8 bit. Sì, esattamente. Seguiteli. Esattamente, grazie. Ho
io sono Giacomo Rosati, disegnatore e autore di Paris Samper. Eccolo qua, qui. Numero 1. Numero 1, edito per la Tora Edizioni. E il numero 2. Il fumetto è un fumetto che si ambienta nel Settecento francese, un po' grottesco, umoristico, lo stile, anche il mio stile di disegno è uno stile francese, ricorda un po', diciamo, gli autori di riferimento sono Uderzo di Asterix e Obelix, sono i classici francesi, diciamo. Quindi franco-belga. Franco-belga, benissimo. Il fumetto è un, diciamo, un grottesco umoristico con una trama mystery, diciamo, quindi c'è un gialletto da risolvere per questo investigatore che è Hunter, che è un investigatore illuminista, quindi ha una fede cieca nella scienza e combina un po' anche di macelli nei suoi esperimenti, ogni tanto gli esplode qualcosa in mano, quindi ha anche una, diciamo, una bella parte steampunk il fumetto, macchinari strani, avveniristici, e quindi è per grandi e per piccini, perché ovviamente i grandi possono apprezzarlo come riferimenti storici, mentre i bambini si possono fare due risate per questo personaggio che comunque è molto simpatico, è buffo, e ripeto, è edito dalla Tora Edizioni, quindi lo potete trovare anche sul catalogo della Tora Edizioni, okay, su Amazon e presso le fumetterie di Roma, Star Shop di via degli Scimioni e Star Shop di via Laurina al centro, più per chi non abita in centro, diciamo perifericamente, si può trovare da Galactus e Ciampino, sì, si può trovare anche dall'Olimpo del Fumetto, okay, e poi in altre città anche a Napoli, a Civitavecchia, vicino Roma, e Parco Leonardo adesso anche la fumetteria che organizza l'evento, sì. E ha preso, diciamo, il materiale della Tora Edizioni, quindi tra cui ci sono anche questi primi due numeri Paris Hunter. Il progetto è di andare avanti, ovviamente, di fare un terzo numero e quindi di andare avanti, diciamo, con le avventure di questo anno. Ok, e poi anche un tuo riferimento social, magari se qualcuno vuole cercare magari Instagram o Facebook, come vi preferisci tu? Su Instagram Giacomo Fumetto, e tra l'altro trovate questo. Ok, poi lo metto tanto nell'info box sotto. Quindi per chiunque fosse interessato lì, certo. Per quello riguarda Facebook, Paris Hunter, proprio scritto come il nome, okay, come il titolo del fumetto. E lì sono, diciamo, i riferimenti social per poter vedere tavole o avere delle news, insomma, sui prossimi numeri. Sui prossimi numeri. Ok. Grazie mille. Grazie a voi. Buon lavoro. Buon lavoro. Ciao ragazzi, siamo qui oggi con Edim, e l'avete visto nel Tre Chiacchiere con, e niente, siamo qui perché lui è alla fiera e sta diffondendo la sua arte. Ciao ragazzi, alla prossima e grazie a Manuel. No, grazie a te. Ragazzi, col tramonto alle spalle ce ne stiamo andando dalla fiera e ragazzi, c'ho delle cose da farvi vedere, poche, ma tanta roba, delle piccole chicche prese qui alla fiera, e insomma adesso andiamo in studio e facciamo il finale, vi faccio vedere che cosa ho preso. Ok ragazzi, come avete visto, tante cose, quindi abbiamo preso, ragazzi, abbiamo conosciuto, incoraggiateli, se volete provare, se volete fare un tentativo e se volete incoraggiare questi ragazzi, insomma, troverete tutti i riferimenti che metterò nell'info box qui sotto, e comunque avete sentito dalla loro voce dove andarli a cercare, dove trovare i loro fumetti. Allora, devo dire che è una cosa molto carina questa fiera fumetto e arte
in fiera. Se ti registravi con la mail in anticipo per un numero limitato di persone, all'ingresso c'era una piccola bag con due o tre volumetti in omaggio, che mi sembra una cosa carina. Per esempio c'erano c'era il numero, aspettate, per esempio, allora le bag c'era una io e una mia moglie, io vi faccio vedere tutto insieme. Per esempio c'era il numero 106 di Dampir, eccolo qua. Per esempio c'era il numero 635 e il numero 497 di Tex, che io ovviamente ce li ho e quindi poi magari li porterò al mercatino insieme ai fumetti spezzati che ho. Dampir, tra i vari recuperi, comincia ad avere un po' di numeri, non lo so, sto riflettendo su Dampir. C'era questo numero di Paperino Mese, è in lire, quindi è del 91 se non sbaglio, quindi insomma un pezzo da aggiungere ai miei spezzettati della Disney che mantengo sempre. Due numeri vecchi di Lupo Alberto, eccoli qua, io ne ho una piccola collezione di Lupo Alberto, quindi mi fa piacere perché vado ad aggiungere altri due numeri alla collezione di Lupo Alberto. E poi c'era eccolo qua, un numero degli X-Men 2099 del febbraio 95 imbustato, carino. E poi c'era questo Cosmic Odyssey Play Press numero 3, 4000 lire, quindi anche questo sarà abbastanza vecchio. Sono tutti numeri sparsi, quindi non lo so che cosa ci farò, ma mi sembra carina come idea, insomma, magari un invito alla lettura, un invito a scoprire, magari qualcuno, ecco, magari legge questo numero, gli regali questo numero di Dampir, lo regge e decide di recuperare la serie. Quindi mi sembra comunque un invito alla lettura e comunque è apprezzabile perché ti danno un omaggio, due o tre volumetti sparsi così, ma sono un omaggio, sono completamente gratuiti. Quindi secondo me una cosa apprezzabilissima. Ma ovviamente poi qualche cosa abbiamo comprato. Allora, per esempio, mia moglie, da un collezionista di cose Disney, ha comprato questa spilla di Rapunzel. Molto 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 carina per la mia e sua collezione di spille. Poi, come avete visto nel video, abbiamo incontrato Edim e Ediberto Messina, disegnatore di Dago, e ma con tantissimi progetti in arrivo. Quindi ci ha salutato, ma non solo mi ha salutato, ma mi ha regalato questa la copro, non vorrei mi bagnassero il video, bellissima, eccola qui, questo disegno. Come vedete è una tiratura limitata numerata a 100 copie, era stata fatta per Albissola Comics e ovviamente c'è la dedica sotto e la firma di Edim. Quindi grazie Edim, un altro regalo preziosissimo da incorniciare che mi fa veramente 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 tanto piacere. Dopodiché vi faccio vedere la cartolina che ci ha regalato Anxel, che è l'autrice, non mi dite che ho azzeccato il nome, Anxel, ho azzeccato il nome. Questa ragazza, come avete visto, di origini albanesi ma che vive a Roma, che ha creato questo manga, il suo primo manga, autoprodotto, quindi se lo è pagato completamente da solo, quindi non trovate nessuna casa editrice sulla copertina, è autoprodotto, se l'è prodotto stampato con uno sforzo economico completamente da sola, ce l'ha descritto lei di che cosa parla. Quindi se lo volete aiutare, se la volete aiutare, volete comprare il primo numero anche per incoraggiarla, visto che l'arte va sempre incoraggiata, e trovate tutti i riferimenti, andate a cercare Anxel su Instagram. E insomma è carino, io ancora non l'ho letto ovviamente perché l'ho preso ieri, quindi però sembra fatto bene, insomma è carino e lo abbiamo preso. Dopodiché sono riuscito a fare un recupero, pur essendo stata piccolissima la fiera, sono riuscito a fare un recupero perché mi sono accorto che di tutti i Color Tex me ne mancava uno solo, eccolo qua, il numero 5. Mi mancava il numero 5 dei Color Tex e quindi adesso i Color Tex finalmente l'ho chiusa. Ho scoperto che nei momenti di buio, tra una collezione e l'altra, quando c'avevo dei problemi, mi sono perso 5 texoni. Quindi dovrò recuperare questi 5 texoni, alla prossima fiera un pochino più grande, alla prossima fumetteria, recupererò i texoni. Dopodiché vi faccio vedere il primo numero di Paris Hunter, che appunto Giacomo Rosati ce ne ha parlato, ce l'ha descritto, ce l'ha presentato. E vi faccio vedere qualche tavola. No ragazzi, non vi faccio vedere da sopra, da sotto il montaggio, ragazzi è molto 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 carino, lo devo ancora leggere, poi vi dirò.
E ovviamente vi faccio vedere, questo qui, il primo volumetto è stato schiacciato e dedicato, come per esempio anche Anxel mi ha fatto la dedica e la firma sul volume. Quindi due autori emergenti che tentano di intraprendere la strada del fumetto. Devo dire che per essere picco, tra l'altro alla fiera c'erano altri due autori molto molto importanti, due disegnatori molto molto importanti, con i quali ho cercato di prendere contatto e spero di riuscire a portarli nel Tre Chiacchiere con. Ho altri contatti, ho già due registrate, insomma c'ho un altro po' di cose. Andate a recuperare quello di ieri perché è stato un colpaccio, ragazzi. Mauro Boselli non si era mai concesso ad un canale YouTube con un'intervista. Esistevano qualche filmato con qualche domanda a lui di qualcuno fortunato che era andato in visita alla redazione di Sergio Bonelli editore, ma lui non si era mai concesso a un canale YouTube. Io lo ringrazio ancora per avermi fatto questo piacere, questo onore. E però c'erano già due registrate, una fighissima la registro dopodomani, e insomma tante altre cose in arrivo. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi perché ormai manca veramente pochissimo ai 5.000. e poi vi ricordo che questo canale fa parte del gruppo I Nerd. Nell'info box qui sotto trovate il link per andare a scoprire chi sono i nerd, e se avete un canale che parla di cose nerd in maniera pulita, senza parolacce, in maniera giusta, come sia, parliamo di cose nerd, e avete più di 150 iscritti, contattateci se vi va di entrare in questo fantastico gruppo che sta cercando di creare qualcosa di unico su YouTube Italia, una cosa che non esiste ancora su YouTube Italia. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ma ricordate sempre che io sono Manuel, questo è 8bit e siete sul canale più nerd di YouTube.